Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qua sulla Zielonka Map, seconda puntata di questa splendida nuova avventura nell'Europa dell'Est, questa anteprima premium. Ragazzi, la domanda, giustamente mi avete detto, dice Robby, ma nello scorso video hai detto che ci facevi vedere se toglieva la ratura il baulatore o la baulatrice, chiamatela come vi pare, o la baulatura in se stessa. No, ragazzi, no. Non toglie la ratura, ecco, questo purtroppo mi ero dimenticato di dirvelo. Facciamo un piccolo recapino. Ho finito di fare la baulatura al campo, quindi è pronto il campo già per la semina delle carotine, che però avverrà soltanto a settembre. A primavera. Abbiamo raccolto tutto il frumento, anche il frumento è da rare, tutto da rare qui, raga, quindi toccherà armarsi di un aratrino. Purtroppo, amici miei, sti cavolo de garaciotti qua sono veramente piccoli, quindi adesso una delle cose che faremo è spostare tutti i mezzi e butta giù un altro garacino un pochino più grande, perché qua non si può continuare così a lasciare i mezzi tutti fuori, perché la rimessa è troppo piccola, non c'entra veramente niente. Quindi spostiamo tutto e vai. È buon. Tanto qua de spazio ce n'è. Anche tutto abbastanza. Ma questo si può staccare ripiegato, perché così risparmiamo anche spazio. Vediamo un po'. No, non si può. Porca miseria. Datemi un attimo, eh. Perché tutta sta roba in giro, raga. Ho visto che ci sono dei capanni un pochino più grandi di questo qua. A posto. Ci abbiamo già la seminatrice piena, eh? Capirai, 16 litri di semi. Allora, andiamo a fare... Ah no, aspettate, c'è la seminatriciona. La seminatriciana. La seminatriciana. Oh, cazzo, ho sfornato tutta la piantatrice. La semimatriciana è una matriciana che non è proprio una matriciana, capito? Una via di mezzo. Ah, ok. Allora, raga, levamo sta roba, perché veramente io apprezzo tutto, per carità, ma cioè, qui c'è poi rimette il triciclo dentro a sto coso. Ok, allora vediamo adesso tra i capannoni. Io metterei giù, mazza, 50.000 euro. No, vabbè, meno male che è troppo grosso. Allora, questi, ragazzi, secondo voi qua ci possiamo mettere qualcosa dentro? C'entreremo dentro qui, raga? Oppure non cambia anche? A me mi sembra un pochettino più grande l'entrata, ma non c'entra mica, guardate. Guardate, paragonata al 180, guardate la porta. Guardate la porta paragonata al 180. No, non ce va. Non ce va. Non ce va. Questa già è meglio. Questa secondo me ce va. Questa è piccola. Questo secondo me ce va. Questa qui secondo me ce va, raga. Questa qui ce va. Peccato che c'ha sta stramaledettissima pianta dietro. C'è una stramaledettissima pianta dietro che non ci permette di mettere giù. Dobbiamo eliminare ste due piante, raga. Io però, ragazzi, siccome sto da PC e posso cancellare gli oggetti, lo faccio così, dai. Cioè, affittare una motosega per venne 4.000 lire di piante non mi sembra proprio. Allora, vediamo un po', cancellando quelle due piante, se possiamo mettere giù. Oh, raga, vediamo un po'. Abbiamo speso tutti i soldi, però. Oh, finalmente ci abbiamo una rimessa degna di sto nome. Oh, mossi, raga. Spianato pure bene. Anche se vi dirò, siamo sempre abbastanza impicciatelli, eh. Però vabbè, dai. Tutto sommario ci può sta. Cioè, perlomeno adesso qualche attrezzo dentro ce lo potevo mettere. Senti, io questo mo vendo. Che dite? O no? Ma non c'ho più una lira, raga. Vabbè, dai, usiamo questo.
questo ce lo usiamo mo. Allora, questo... Allora, innanzitutto, invece di ararlo il campo... Però, cavolo, raga, il campo è darà. È darà perché ce lo richiede, ce lo richiede. Non lo so manco io quello che sto a fare, raga. Non lo so manco io. Allora, questo non c'entra dentro, giusto? Vabbè, questo lo possiamo appoggiare qui. Un conto è appoggiare un attrezzo fuori. Un conto tutti. Qui, cavolo, tutti l'abbiamo messi fuori. Poi, seminatricetta piccola, piantatrice, anzi. Piantatrice piccolina. Niente, raga, dobbiamo assolutamente acquistare un ripuntatore. Ci abbiamo quello nuovo della Bednar. Prendiamo quello se non ci richiede troppi cavalli. Speriamo. Raga, qui non c'entriamo. Vabbè, ya appoggio. Ya appoggio qua. Ya appoggio qua. La raccoglitrice c'entrerà dentro? Vediamo un po'. Credo di sì, eh. Credo di sì. Ok. A posto, tutto a posto. La baulatrice? Oh, mi viene sempre da chiamarla in single player. In singolare, vabbè, single player. In singolare. Cioè, baulatore. Baulatrice. Oh, raga, però è tutta un'altra cosa, no? Che l'attrezzi tutto in giro. Oddio, qualche attrezzo in giro ci sta, eh. Però, ad esempio, là, perché c'ho il rallato? Perché c'ho questo qui rallato? Che a me questo qui non mi serve. Poi, la macchinetta. Io penso la macchinetta, raga, la vendiamo molto presto, eh. Ci famo niente con la macchinetta. Allora, venduto pure quello. Ok, allora, andiamo allo shop, va. Andiamo allo shop e ci acquistiamo. Insomma, ci vendiamo la macchina che non ci serve. Cerco di fare meno debito possibile, raga. Meno debito possibile. Allora, quanto costa l'arieggiatore della Bednar? E soprattutto quanti cavalli vuole? Allora, arieggiatore della Bednar. Eccolo qua. 250 cavalli. Ciao, Ni. Ciao, Ni. Ciao, ne proprio. No, vabbè, andiamo sul default, raga. Andiamo sul default. Andiamo sul default. Va, prendiamo l'Agrisem e buonanotte. E se sem vist 10.000 euro. Così il costo del rimorchio, praticamente. Ho dato via il rimorchio e ho preso l'arieggiatore o ripuntatore, chiamatelo come vi pare. È a posto. Mannu chi sem. Così togliamo lo stato di aratura e prepariamo il nostro campo per la semina della colzetta che deve avvenire in questo mesone giù. Oh, a posto, vedete, facendo così noi qua col 180 lavoriamo. Allora, si può seminare già la colza, giusto? Siamo già in periodo di semina colza, sì, quindi operaio, tanto l'operaio lavora benissimo su sti campi. E noi a sto punto ci riprendiamo la seminatrice che l'avevamo, diciamo, abbandonata. Ammazza come va piano il retro! Perché? L'avevamo abbandonata dentro lì, è già carica, credo, nemmeno i semetti credo che dobbiamo andare a comprare. A posto. Gliela fa, sì? Ma sì che gliela fa. Ma sì che gliela fa. Lavoriamo in due, sul campo. Lavoriamo in due. Vediamo un po' se è andato via qua lo stato d'aratura. Sì, perfetto. Lavoriamo in due e seminiamo la colza. Ecco qua la colza, scelta. Ammazza che avvallamento. Di solito nei campi Giants non ci sono sti avvallamenti. Ok, seminiamo con lo Zetor. Così portiamo avanti un po'. Andiamo a spiegare, cioè avete ragione pure voi. Via. Gliela fa?
Gliela fa, gliela fa. Namo che gliela fa. Collega. Collega. Avete visto la collega come, come brava, eh? Ma sì che gliela fa, gliela fa. Gliela fa, gliela fa, gliela fa. Bello. Semina Agostina. No, nel senso, no, no che prendo una che si chiama Agostina e la semino. Semina Agostina, nel senso, siamo ad agosto e facciamo la semina. Poi, ragazzi, mandiamo avanti il tempo e dobbiamo arrivare a primavera. Dobbiamo far passare il primo inverno facendo già qualche soldino con le uova, perché abbiamo preso appunto le gallinelle proprio per avere una piccola entrata economica che ci può dare una mano. E sicuramente ce la darà una manone, eh? Ce la darà, ce la darà. Facciamo così. Mi sa, sono più veloce io con lo Zetor che l'operaio col 180. C'ho sta sensazione. Via. Uè, frate. Frate. Qui, amici, purtroppo sta mappa necessita di molti posizionabili da mettere, cioè nel senso, ad esempio c'è la fabbrica di patatine fritte ma vuole l'olio. Per fare l'olio non c'è il frantoio su sta mappa, quindi necessita comunque di mettere giù un frantoio, ad esempio, ma non solo, insomma. Di default, diciamo, di suo la mappa ad esempio non ha uno zuccherificio, non ha un mulino per la farina, insomma un po' di robina la dovete mettere giù voi se la volete, se volete proprio giocare una serie completa. Io mi soffermerò soprattutto sugli ortaggi, sulle verdure. Poi una volta finito tutto quell'ambaradam lì, vediamo se proseguire la serie, dipende dalle visual, se no incentriamo la serie appunto sulle barbabietole rosse, sulla pastinaca e sulle carote, che sono le nuove colture che porta la mappa. Ora, discorso compatibilità. Le mappe mod potrebbero non tutte essere compatibili con le nuove colture. Ovviamente dovete avere il DLC e lo dovete attivare come ogni altra mod per ritrovarvi le colture in gioco e anche le varie produzioni, eccetera eccetera. Io ho fatto dei test sulla mappa Italia, purtroppo attualmente pare non essere compatibile ad oggi, perché mi compariva solo la barbabietola rossa, mentre sulle mappe di default, tutte le altre 4 mappe di default, 4, 5, 4 sono, quante sono, è compatibile, quindi potete seminare tutte e tre le nuove colture, addirittura venderle, perché automaticamente si adattano ai punti vendita delle mappe, quindi sia le nuove colture sia i nuovi prodotti della catena di produzione. Quindi potete divertirvi con queste nuove colture anche sulle altre mappe, perlomeno quelle di default. Per quanto riguarda le mappe quelle mod, non lo so se funziona sulle mappe mod, perché Farming si è aggiornato con l'aggiornamento, quindi non vorrei che Giants abbia aggiunto qualche stringa, qualche riga di codice che serve alle mappe per far riconoscere queste nuove colture. Non lo so, questo lo possono sapere solo i mapper, quindi staremo un attimino a vedere. Però sulle altre mappe di default andate tranquilli, perché avete più o meno tutto quanto, ecco. Comunque siamo a buon punto, raga, stiamo lavorando bene in coppia. Io ora direi, ragazzi, di fare un bel taglione, di mandare avanti il tempone. No, prima facciamo un taglione e poi mandiamo avanti il tempone piano piano. Andiamo a nanna e vediamo quante uova poi ci faranno le nostre gallinelle durante l'inverno, in modo poi da vendere tutto a primavera, ma anche in modo di seminare le carotine. Faccio un taglietto, a fra porking.
E allora, amici, campo seminato, rullato, tutto fatto, va fertilizzato però. Ho affittato un piccolo rullettino, gli ho dato pure una rullatina. Piccolo rullettino, in realtà ho rullato con quello grandino di default, però vabbè, intanto non si vede, nessuno l'ha visto. E iniziamo a mandare avanti il tempo. Siamo a settembre, è già cresciuto tra l'altro come so lente. Comunque il maisino è già spawnato là, è già spuntato. Mangiano pure poco e sono lente. Ora, un'altra cosa che c'è da andare a comprare, ragazzi, è uno span di concime. Quindi, a momenti facevo un altro routine, come sul video che poi ho dovuto fare il taglio, come sul test mod stamattina. Purtroppo, raga, registrare i video dopo mangiato, io chiedo venia, ma registrare i video dopo mangiato ha questo effetto collaterale dello stomaco schiacciato mentre che registro e comprime. Allora, span di fertilizzanti, c'ho solo quelli default, raga. Solo quelli default e non mi piacciono. Quindi, aspettate, salvo, ne vado a mettere uno più carino e rientro. Datemi un attimo. Allora, amici, ho messo dentro un pacco Lizard. Ora non ricordo il nome, ma basta andare sul modab ufficiale e scrivere andare nella categoria spandi fertilizzanti e li trovate facilmente. Sono Lizard, sono carini perché sono stile un po' polacco, un po' dell'est, mi piacciono. Credo che siano adatti a questa mappa. Adesso aspettiamo che si carica la partita, così vi faccio, eccomi qua, sono allo shop, vi faccio subito vedere quali sono. Allora, Eccoli qua, guardate che carini, guardate, 600, 750, da 950, raga, io credo che questo rosso qui poi, spettacolare, sia proprio adatto a sta mappa, con tutto il legno, un po' stile dell'est, ci sta benissimo, ve l'ho detto, poi le mod è puntata dopo puntata, quando ci serviranno le metteremo, dove dannazione me l'ha messo? Ah, ok, di qua. Quello è il trigger dell'officina. Cioè, tanto, raga, non c'ha senso iniziare una partita mettendo 500 mod che poi non useremo mai. Quindi preferisco metterle e usarle quando mi servono. A proposito, devo comprare un sacchettino di fertilizzante pure. Abbassiamo. E riempiamo. Ah, poi per 50 litri c'è rimasto il sacco per 50 litri, raga. Ok, siamo solo a settembre, amici miei. Noi dobbiamo far passare adesso tutto il tempo, in modo che domani intendo qui su YouTube, ma anche nel gioco a primavera, insomma, dobbiamo dispiegarlo questo? In modo che, dicevo, a primavera poi andiamo a seminare le carotine. Però vedo che qui ci sono pure le erbacce, quindi bisogna toglierle subito prima che vadano a, cioè, prima che crescano troppo, insomma. Poi dopo bisogna agire di diserbo, e oltre che a perdere il 15% di prodotto di raccolto, spendiamo anche di più. Invece adesso ci prendiamo un bel sarchiatore, ce lo affittiamo di quelli nuovi, quelli della Goren che fanno parte della mappa, e così ci togliamo pure le erbacce. Ci togliamo erbacce e pensiero e erbacce. Quando si sarchia davvero me levo il pensiero, eh? La conoscete sta canzone? Se non la sai, salla sta canzone. Ah, ma avete scritto che anche il Fiat di Peppe e di Edo hanno la scritta 180-90 in rilievo. Vedete? Però non so perché in quelli l'occhio non mi c'era caduto, invece in questi di Giants mi c'è caduto l'occhio. Vedete, a volte è l'occhio che vuole la sua partina, vuole la sua partitura. Allora, torniamo allo shop e te a prendere. Allora, fatemi vedere. Ecco fatto, fertilizzato 50%, poi a primavera dovremo fertilizzare di nuovo.
Strano che non è cresciuta l'erbaccia sul campo con la baulatura. Forse sulla baulatura non cresce l'erbaccia? Dove passo io? Non cresce più l'erba, caro. Senti, lo appoggiamo qua, che dici tu che stai guardando il video? Che dici, lo appoggiamo qua, che ci frega? A chi impiccia qua? A nessuno. A nessuno. Andiamo allo shop e prendiamo il nuovissimo sarchiatore Gorenk. Non c'avevamo una Lirak, ma noi lo affittiamo. No, aspetta, c'è il sacchiatore. Ce l'ho già in farm. Grande Giants che l'ha messo fra gli oggetti di inizio gioco. Non ci avevo fatto caso. Grande. Grande come me. Sei grande solamente. Ciua. Sentite, il 180 è troppo potente. Lo lasciamo riposare. Prendiamo questo e c'ha 30 cavalli in meno. Tanto per la sarchiatura va bene pure lo Zetor. Così usiamo tutti e due trattori, se no sulla mappa Italia usiamo sempre il 180. Qua usiamo sempre il 180 e non usciamo più, è un loop. Invece adesso andiamo con lo Zetor e facciamo la sarchiatura, la rimozione meccanica delle erbacce con il nuovo Gorenk. Un attimo, One hit in inglese vuol dire un attimo. One hit, eccolo! Via! Rimozione meccanica delle erbacce col bellissimo nuovo Gorenk. Ragazzi, avete visto che zitto zitto, tomo tomo, cacchio cacchio, oggi è uscito anche un DLC che non fa parte, credo, del Season Pass. Io questo non lo so. Fatemi sapere nei commenti se fa parte o meno del Season Pass, perché a noi Giants non ci ha dato nessuna notizia. È un DLC Farmall, una roba del genere, Farmall, che è una serie di trattori case, quindi c'è il modello vecchio e il modello nuovo a 1,40€ mi pare, 1,50€. A me non me l'hanno dato, non mi hanno dato la key e quindi non è una cosa che mi serve in partita. Ora, l'aero, nemmeno l'aero mi avevano dato, ma quella me la so comprata perché era una cosa secondo me molto utile. Ma sinceramente i due case a me non è che mi interessano molto, ma se a voi vi interessano, li volete acquistare, sappiate che se siete su console li trovate sicuramente sullo store, se siete su Steam e idem, altrimenti se avete il gioco dal sito Giants trovate tutto sul sito Giants, appunto, questo nuovo trattorino, anzi questi due nuovi trattorini case, non so perché DLC me l'hanno dato e il trattorino case no. È strana sta cosa, vabbè. Comunque mi sembrano DLC accroccati all'ultimo, perché non era stato annunciato. Se voi andate sulla descrizione del Season Pass non c'è. Quindi pare più una cosa fatta in fretta e furia, ma che ne so, non lo so. Comunque ragazzi, io direi che è già una bella mezz'oretta dei video, quindi grazie a tutti voi che avete seguito questo video. Io continuo a togliere le erbacce, anzi vi dirò di più, sicuramente nel video di domani mattina ricominceremo o da qui oppure andremo a seminare le carotine oppure le semineremo stasera in live probabilmente, perché io questa sera venerdì alle 20:30 sarò in live sulla piattaforma Viola, quindi finiremo di sarchiare, però manderemo avanti anche l'inverno e sicuramente semineremo lì le carotine. Comunque non vi preoccupate perché semineremo anche in altri video, non è che faccio un raccolto solo. Comunque ragazzi, se non vi volete perdere nulla, vi aspetto anche sulla piattaforma Viola, altrimenti ci vediamo domattina qua sul tubetto e vi farò vedere quello che abbiamo fatto e proseguiremo la nostra splendida avventura. Ragazzi, lasciate un bel likeino, vi ricordo che per supportare il canale c'è appunto Amazon Prime, l'abbonamento Prime sulla piattaforma Viola gratuito, oppure c'è il super grazie qui, l'abbonamento qui. A tal proposito ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, che consentono al canale di sostenere e andare avanti per portare tutti questi contenuti. Amici, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.